Ed eccolo qui il nuovo Lexus RAW Concept. Per il momento questo recreational off-highway vehicle rimane un concept, ma non è detto che magari in futuro, proprio sfruttando anche le sinergie con Yamaha, che è parte anch'essa in piccola percentuale del gruppo Toyota, beh, sfruttando quelle sinergie non è detto che possa arrivare in concessionario un veicolo del genere proprio per andare a soddisfare tutti coloro i quali magari i mercati un po' sviluppati da questo punto di vista, come quello americano, cercano una TV di lusso con delle caratteristiche un pochino più estreme per quanto riguarda la parte di personalizzazione, ma magari anche una meccanica molto robusta, come nel caso posso presupporre di quella che è stata utilizzata qui, ovvero una derivazione, mi sembra così di capire, dall'YXZ, un prodotto che Yamaha commercializza già su moltissimi mercati a livello mondiale, che chiaramente viene rivisto, corretto, rideclinato, rifatto, ridisegnato, eccetera eccetera, per ospitare non solo un'estetica Lexus ma anche un motore a idrogeno. Ed è questo poi l'elemento chiave di questo ATV, ed è questo l'elemento che vuole dimostrare come questo tipo di tecnologia di alimentazione possa arrivare anche su veicoli estremi nell'utilizzo, ma soprattutto semplici per quanto riguarda la clientela al quale si rivolge. Non è una macchina per fare decine di migliaia di chilometri, semplicemente un veicolo recreational, appunto, che consente di far divertire e soprattutto di andare realmente ovunque. Mi piace da un punto di vista estetico, perché la carrozzeria si vede essere disegnata da un grande costruttore, ha delle forme molto filanti, molto carine, c'è la presenza di fari LED, li vedete, che probabilmente poi in off-road sono quelli che andranno eliminati per primi nel caso in cui dovesse mai arrivare su strada un mezzo del genere, anche perché poi deve essere il più robusto possibile. Ma poi la vera chicca di questo oggetto è il motore a idrogeno, che in realtà, proprio per coprire i segreti commerciali attorno al quale è stato sviluppato questa TV, è stato sostituito. In questo caso, in questo concept, non è presente il motore a idrogeno, ma è presente un'unità a tre cilindri 1000 di cilindrata, che è la stessa sostanzialmente che viene alimentata a idrogeno, ma appunto in questo caso manca la parte della della diversa alimentazione, che comunque è presente per quanto riguarda il layout. Da qui si fa il pieno dell'idrogeno, quello qui c'è la sua presina, c'è tutto il raffreddamento del sistema, e poi chiaramente c'è quello che serve per farvi divertire, per interpretare questo ATV esattamente come un normale veicolo ricreazionale della Yamaha. Quindi di fatto è un mezzo inarrestabile per viaggiare sulla sabbia, per viaggiare nelle colline più strette in mezzo agli alberi, eccetera eccetera, andando a fornire divertimento, inarrestabilità e chiaramente anche quel tocco di personalizzazione che è tipico dei ferri firmati Lexus, a partire dai sedili. Guardate che belli che sono rivestiti in pelle, con le cinture a quattro punti, il volante anch'esso rivestito in pelle, il cambio che è elettroattuato, lo vedete, ci sono sei marce che vengono attivate attraverso questi pedal shift al volante. Tra l'altro bellissimo il click che fa il pedal sul volante. Tutte le macchine dovrebbero emettere un click del genere quando si va a cambiare la marcia, però non lo capisco come mai non lo fanno. Detto questo, però, strumentazione anch'essa interessante, chiaramente tipica dei veicoli ATV con il contagiri analogico, e come vedete anche all'interno la possibilità di selezionare la marcia, quindi drive, reverse o neutral, e poi tutte le impostazioni che riguardano sia l'impostazione 2x4, quindi trazione posteriore 4x4 o differenziale bloccato, e poi i fari, che sono anche dotati di un sistema supplementare, tra cui vedete la light bar, eccola qui, che può essere attivata per illuminare meglio quello che avete davanti. E poi ci sono altri elementi interessanti di questo ferro firmato Lexus, come il parabrezza, che può ruotare, lo vedete all'indietro, andando a posizionarsi orizzontalmente, chiaramente sopra il tetto, andando a posarsi su questi elementi in gomma. Bello, devo dire, molto carino da un punto di vista estetico. Chiaramente da un punto di vista meccanico è qualcosa di straordinario, appunto rivendica in qualche modo, anche se Lexus non ha dichiarato la paternità Toyota della Yamaha della meccanica, ma visto e considerato che
appunto Yamaha è parte in una percentuale, credo il 20% del gruppo Toyota, beh, è facilissimo che questo mezzo derivi proprio dall'esperienza dei tre di Apason. Molto bello lo schema delle sospensioni con il doppio triangolo sovrapposto, chiaramente semiasse che ci corre al centro, e poi l'ammortizzatore Fox che è infulcrato, lo vedete in modalità cantilever per intenderci, con, guardate un po', la doppia regolazione, eccolo qui, per le alte frequenze e le basse frequenze, sia per quanto riguarda il ritorno e anche la compressione. Fighissimo, veramente bello, chiaramente anche con la regolazione del precarico. Molto bello, bellissimo, veramente un mezzo molto interessante, ovviamente pensato per un pubblico che cerca divertimento, per un pubblico che magari anche quel divertimento cerca quel tocco di lusso in più, ma soprattutto è una dimostrazione di tecnologia della serie. Sì, l'idrogeno sembra complicato, ma in realtà è molto più semplice di quello che credete, e soprattutto non è bisognoso semplicemente di fuel cell per funzionare, ma anche lo si può bruciare direttamente in camera di combustione, tant'è vero che qui al Keishiki Forum Toyota l'ha mostrato anche a bordo di una Yaris GR che mantiene il suo bel tre cilindri e porta con sé però appunto una alimentazione di idrogeno che rende questo veicolo pulito e va a far parte di quella strategia Beyond Zero che Toyota persegue in tutti i suoi prodotti. Idrogeno che chiaramente non può essere semplicemente bruciato all'interno della camera di combustione di un motore tradizionale, mantenendo il layout di una macchina normale, ma può essere bruciato anche all'interno di una fuel cell come queste, che chiaramente sono studiate per ambiti anche diversi rispetto a quelli della normale autotrazione su automobili, con elementi come questi che appunto sono in grado di andare a produrre energia unendo l'ossigeno all'idrogeno, producendo acqua distillata come scarto della produzione di energia e ovviamente fornendo anche potenza, come in questo caso dove si riescono a produrre 60-80 kW sulla base poi della potenza che si va a scegliere, o chiaramente anche del numero di moduli che si vanno ad attivare. Si possono arrivare anche a potenze molto elevate, chiaramente per diversi ambiti di utilizzo. Quindi si parte dal piccolo ATV della Lexus per arrivare poi anche a sistemi di alimentazione e soprattutto di gestione della potenza attraverso motori elettrici, però con realizzazione dell'energia attraverso fuel cell. Ve lo faccio rivedere, eccolo qui il RAW Concept, che appunto riprende gli elementi stilistici di Lexus, ma li porta nel contesto di un veicolo veramente molto robusto, veramente molto divertente, chiaramente pensato per ambiti completamente diversi rispetto a quelli di un SUV come questo, che proprio ha altri fini progettuali e rappresenta qualcosa di un pochino più normale rispetto a questo ATV che è alimentato ad idrogeno. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate dell'idrogeno, cosa ne pensate di un ATV firmato dalla casa giapponese o comunque da un brand di lusso. Viva la passione per l'auto e Full Gas sempre. Ciao!